Ieri, venerdì 14 giugno 2024, ha iniziato a circolare la notizia del ricovero di Fedez all'ospedale San Raffaele di Milano. Alcune testate giornalistiche, come Dago Spia e Pomeriggio 5, hanno smentito la notizia. Ma ad oggi non si sa se Fedez sia effettivamente stato ricoverato o meno. Il cantante, tra l'altro, ha svelato pochi giorni fa di essere stato in ospedale durante il suo breve soggiorno a Zurigo a inizio giugno. Come sappiamo sulle sue condizioni di salute, Fedez, è mistero sul suo ricovero in ospedale, i suoi problemi di salute. Fedez in ospedale? La smentita a Pomeriggio 5, durante la puntata di ieri di Pomeriggio 5, l'inviato del programma Michele Dessì ha aggiornato il pubblico sulle condizioni di salute di Fedez e sul presunto ricovero in ospedale. Sui social network, ma anche sui giornali online, si è diramata una notizia, ovvero che Fedez stesse male e ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Non è così, ha precisato il giornalista, smentendo quindi la notizia. Possiamo dirvi con certezza che Fedez è stato poco bene, ma non è ricoverato in ospedale. È sotto stress. Possiamo immaginare sia per la separazione da Chiara Ferragni, sia per la questione sull'indagine dopo il pestaggio di Iovino. Una serie di eventi e conseguenze che lo hanno portato a stare poco bene. Possiamo dire con certezza che non è ricoverato. Poi il nuovo colpo di scena. Il mistero sul presunto ricovero in ospedale di Fedez. Secondo quanto detto a Pomeriggio 5, quindi, Fedez sarebbe realmente stato poco bene, ma non ci sarebbe stato alcun ricovero in ospedale. Tuttavia, ieri sera la fonte che ha dato la notizia del ricovero del rapper, ossia l'investigatore social, ha ribadito dal canto suo la veridicità della notizia del ricovero e del rientro a casa del rapper. Secondo Rosica, Fedez ora sarebbe in condizioni non gravi, in compagnia della sua nuova fiamma, la modella francese Garance Otie, che lo assiste. Intanto Chiara Ferragni non ha dato alcun indizio sul possibile ricovero dell'ex marito. Cosa sta succedendo realmente? Al momento la faccenda è avvolta dal mistero. Solo recentemente però, il rapper è stato ricoverato in ospedale, a Zurigo. Le parole di Fedez sui suoi problemi di salute. Proprio la scorsa settimana Fedez, in una diretta con Grenbo, ha parlato dei suoi problemi di salute. Il rapper ha spiegato com'è la sua vita oggi, a 2 anni dall'intervento per rimuovere il tumore al pancreas. Se ho dei problemi di salute? Sì, non posso fare alcune cose. Prendo sempre un medicinale per evitare che mi vengano i buchi nella pancia, poi mi capita spesso che mi svegli con dei crampi fortissimi. Poi a proposito del suo ricovero a Zurigo, qualche giorno fa ero a Zurigo e sono finito in ospedale, perché durante la notte sono stato male, era come se mi stessero pugnalando alla pancia. Questo perché a me hanno tolto vari organi, poi li hanno ricuciti. Oltre a tutte le cure conseguenti al tumore, Fedez ha dovuto fare i conti con un altro problema. Come se non bastasse, mi è venuto il fuoco di Sant'Antonio, che è una roba terribile e fa un male allucinante. Mi è venuto molto pesante, ho preso tanti antidolorifici e da lì mi sono venute delle emorragie e ho perso metà del sangue che avevo in corpo, ha rivelato. Dopo quell'episodio, Fedez sta molto attento. Adesso devo prendere dei gastroprotettori a vita, enzimi del pancreas, perché non assimilo nulla di quello che mangio, dovrei anche mangiare di più. Non posso bere superalcolici, non posso fare molte cose. Se posso ubriacarmi, posso bere vino, ma evitare ad esempio i gin tonic. Se proprio voglio bere, bevo del vino. Non posso mangiare piccante, poi ogni tanto uno lo fa, ma devo stare sotto controllo, le sue parole.